Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andra Link e bentornati su una Zombie Eleven 2 Bufera di Neve Randomizer. Oggi ragazzi ci dirigiamo a Fukuoka, come lo so? Perché io so viaggiare il futuro. Dopo l'abbandono di Todd, le cose si sono fatte un pochino più complicate, abbiamo sempre meno compagni e a quanto pare avevo ragione, andremo a Fukuoka perché c'è la Foxshore Junior High che è anche la scuola alla quale andava il nonno. E da bambino ovviamente, e lì c'è un quaderno a quanto pare che è tenuto in custodia da un preside, il preside appunto della scuola, che era amico del nonno. Si chiama Quaderno delle Megatecniche, direi che non c'è altro da fare se non andare a prenderlo e imparare queste nuove tecniche, mega tecniche. Fukuoka, la città dell'eterno tramonto. Fukuoka credo che sia una delle città più amate dalla level 5, o meglio da Akihiro Hino. Attenzione, c'è una limousine da queste parti e di chi diavolo sarà mai? Anche perché in un posto piccolo come questo, chi è che viene? Quale riccone viene a cercare fortuna in un paesello? Salve? Voi chi siete? Ehi, siete davvero voi? Siete della Raymond Junior High? Sapete chi siamo? Certo, noi siamo del club di calcio della Foxshore. Io sono il capitano della squadra, lieto di conoscervi. Il piacere è tutto mio, io sono Marco Ivano. Ma qualcuno ha paura di noi forse? Perché si nasconde? Ehi, uomo mascherato! Ma quello è Ultraman secondo me, è un Ultraman uccello perché ha i capelli simili a un volatile. Picchiarello, però gialli. Ma perché scappi? Non preoccuparti, non è molto disinvolto con le persone. È solo che è un tuo grande fan! Mio? Che piacere. Un po' di contegno, Darren, avanti. Perché non andiamo alla Foxshore? Facciamo fare un piccolo tour. Ma sì, non perdiamo tempo, dai. Voglio vedere il quaderno delle megatecniche. Eccoci qua. La Foxshore, eh? Ah, due campetti da tennis, un bel campo da calcio. Probabilmente hanno anche pallavolo e basket, che sono molto comuni questi sport nelle scuole giapponesi. Sicuramente indoor, anche se il campo da tennis mi pare molto incolto, non curato. Guarda, è la squadra della Raymond. Sì, andiamo a conoscerli, stringiamo loro la mano e rompiamole, così non possono più giocare. Sono i miei eroi, ma quello era Wiz. Sì, vabbè ragazzi, la Randomizer oramai l'avrete capito che è fantastica. Vorremmo parlare col preside, ma ha chiesto di non essere disturbato perché c'è un ospite. Ah, beh, che facciamo quindi? Perché non facciamo una partita a calcio? Ma certo che sì. Dai, facciamola. Darren è un portiere. Sembra fragilino però. Conosce la mano di luce. Ma come la mano di luce? Come ha fatto a impararla, appunto? Ha guardato la mano di luce di Mark in televisione centinaia di volte e si è allenato. Ma cioè, così, solo guardandola. Top, ragazzi. Foxshore, dovrebbe leggersi Foxshore, perché UX non si legge Fox, tipo volpe. Anche se credo che il senso sia quello in parte. Si dovrebbe leggere Foxshore, ma chi se ne frega a un certo punto. Vedete, hanno il bavaglino dei banditi o delle volpi che si camuffavano, non ricordo di preciso, cioè ci sono 10.000 leggende con le volpi in Giappone, tutte molto complicate. Vediamo un po' le info. Che belli. Ah, lei è molto carina, ma avercela contro non è per niente piacevole. Flora, dove vai? Oh, Wiz. Sì, l'abbiamo visto anche prima. E Rob Streamer che conosce Mano di Luce. Ragazzi, ho un po' di paura, eh. Eccoci qua. Iniziamo sempre con la mia classica tecnica. Passaggio all'indietro, poi sulla sinistra. Sulla fascia, ragazzi, io sono abituato a giocare così da quando ho cominciato a giocare in Azumi Eleven, cioè da appena finito il primo capitolo ho cercato un mio stile di gioco personale e ho visto che comunque sia molti fanno così, quindi alla fine è un po' una cosa comune. Credo che sia come in Dark Souls quando premi L1, uguale. La stessa cosa, un po'. Allora, iniziamo subito con un tiro. Calcio, gemiello. Vai, baby! Yeah, questo è God, ragazzi, proprio me lo sento per le ossa. Ecco la mano di luce. Blu, tra l'altro. Ehi! Ah, what? What? Ehi! Ma...
Questo mi ciule è posto di portiere di Mark. Io no, non va bene. Mano di luce, ehi. Oh. E se mi para un tiro di Jude con mano di luce. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di Jude Lap, non è che stiamo parlando di pizza e fighi, eh. E mi ruba palla. Eccolo qua, riproviamoci. Calcio. Gemello. Più forte, devi urlare più forte. Più forte urli, più è facile che fai gol, eh. Così funziona in Azzurro 11, non lo sapete? Come in tutti gli shonen, più urli, più sei forte. Vedi? Conta anche un po' la distanza in questo in Azzurro 11, non solo la potenza del tiro, sapete? Comunque sia, 1-0, buono così. Ma ragazzi, anche loro ci provano, attenzione se mi supera. Vince per elemento. Ragazzi, io sono debolissimo al fuoco e alla montagna. No. Oh, cavoli. Turnbull non para nulla. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Wow. Sei proprio inutile senza di me, Shona. Già. Questo è Cesa che parla a Shona. Allora, punizione per la Raymond. Batterà l'app che la passerà a Shona. Dai, Shona! Facci vedere la tormenta glaciale! Eccola. Boom! Ma è così. Non ce la fa a pararla. Non può pararla. È impossibile. Ehi, ma di che stiamo parlando? I livelli non sono proprio massimi, ma... allenerò un pochetto la squadra, che devo fare? Però comunque sia, è stata un'amichevole abbastanza carina. Poi siamo tutti quanti amici. E streamer è molto patito del calcio della Raymond, soprattutto di quello di Mark. Ma tipo... ah, ok, preside ci ha guardato allora. Che splendida partita. Ah, bene. Ed era l'amico del nonno, giusto? Non c'è bisogno di presentazione, giovanotto. Sei identico a tuo nonno. Oh, grazie del complimento. Sa mio nonno con quel baffetto. Un momento, ma chi è che sta parlando? Sì, sono il nipote di David Evans. Ma quello è Astram Schiller? L'abbiamo conosciuto tramite una visione astrale che abbiamo avuto mentre parlava con il suo assistente Wiles. E Wiles se la rideva. E lui conosce Cloud, cosa? Cosa ci fai qui? Beh, sono in vacanza. Quindi conosce i ricconi della zona. Ma qualcuno della brainwashing anche allora. Perché sono ricconi anche loro. Ma Schiller è anche il cognome dell'allenatrice. Non è un cognome molto comune comunque. Non sarete mica parenti. E certo che no. È la prima volta che vi incontrate, giusto? Subito interviene Wiles, l'assistente. Sì, non ci conosciamo. Però intanto Lina suda freddo. Beh, ad ogni modo, signore, noi ci troviamo qui perché vorremmo dare un'occhiata al quaderno segreto di mio nonno. Sembra che ci siano descritte delle tecniche per battere l'Alius. Un quaderno segreto. Sembra interessante. Anch'io potrei dare un'occhiata a quel quaderno? Temo di non poterlo permettere neppure a lei, signor Schiller. Ha fatto una promessa a David e non posso mostrarlo a nessuno. Oi oi, plot? C'è plot, ragazzi, c'è un po' di plot? Wiles, quei ragazzi fanno parte della stessa Raymond che ha sconfitto la Gemini? Sì, signore. Quindi sai cosa devi fare? Ordinerò alla Genesis di impadronirsi del quaderno. Ottimo. Per quanto riguarda la Foxshore, dicevano che c'era un giocatore eccezionale, ma... niente, non c'è nulla di lontanamente paragonabile a qualcosa di buono. Anche se questo viaggio potrebbe rivelare sorprese inaspettate, Wiles. E con quel quaderno potremo liberarci della Raymond 11 una volta per tutte. Bene, signore, chiamerò la Genesis allora e ci occuperemo di loro. Bravo, Wiles, bravo. Allora, signore, ci dirà dove si trova il quaderno di nonno? Vogliamo scoprire le tecniche contenute al suo interno. Andremo al campetto dove giocava il nonno da bambino. C'è ancora? Non ci hanno costruito nulla? Ma ragazzi, ma è possibile che nessuno in 40 anni, o meglio, anche 40 anni dalla morte di David, quindi 60 anni più o meno, se non di più, che nessuno ha mai comprato il terreno per costruirci? Wow,
A meno che qualcuno non l'ha comprato e l'ha volutamente lasciato così, che sarebbe ancora più strano. David doveva perdere più di qualsiasi altra cosa, si allenava dalla mattina alla sera. Wow, come Mark. Ad ogni modo, signor preside... Ah, questo è il quaderno, bene, quindi ce l'aveva lei nascosto dentro la tasca della sua divisa? Il quaderno delle mega tecniche. Ci saranno scritte di tecniche inenarrabili, mai... Che non è mai riuscito a padroneggiare completamente neanche David. Oh, cavolo. E come facciamo noi che siamo bambini? Cioè, il nonno quelle tecniche le ha scritte magari quando era un ragazzo già cresciuto. Quando lasciò Fukuoka per diventare calciatore professionista, quindi intorno ai 15-16 anni. Beh, noi siamo quasi alla stessa età, quindi potrebbe starci, sì. Finalmente, quaderno segreto, grazie. Andiamocelo a studiare da lontano da occhi indiscreti. Un momento. Cos'è successo, Jonathan? Ehi. È stato terrificante. Andiamocene finché possiamo. Ehi, ragazzi, ma che è successo? Eh? Lalius ci ha detto che non avranno pietà. Ma basta. Vogliono distruggere la scuola? Ovvio. Attenzione, Darren non vuole darsi per vinto. Ci siamo allenati più duramente che mai. Dobbiamo credere in noi stessi e affrontare l'Alius Academy. Beh, contro degli umani sì, ma stiamo parlando di alieni. Beh, anche Mark e gli altri probabilmente l'hanno pensato all'inizio, ma... Hanno sconfitto la Gemini, quindi una possibilità c'è, non credete anche voi? Vabbè, mostriamo agli alieni di che pasta sono fatti quelli della Foxshore, yeah! Vedi con un piccolo discorso come si può incitare un gruppo? Non lo so. Eccolo, questo è uno che è fidato, lui! È Xavier. Ah, ma... Cloud conosce Xavier. Oh. Allora, che vuoi dirci, Xavier? Qualcosa di... importante? Mark, sono venuto a dirti addio. Addio. Ma... non ci siamo mai veramente conosciuti. Non posso spiegare a parole quanto mi renda felice vedervi giocare a calcio. Lo amate così profondamente. In effetti è la prima volta che provo queste sensazioni. Tuttavia non posso oppormi ai desideri di mio padre, quindi... è un addio. Mi dispiace. Ehi, Xavier! Chissà cosa avrà voluto dire con quelle parole. Vabbè, ad ogni modo ci alleniamo con la Foxshore e sono sessioni di allenamento intenso. Allora, vediamo un po'. Queste mega tecniche, quali sono? Che tecnica hai trovato nel quaderno segreto? Ce n'è una che si chiama Pugno di Giustizia, è una parata. E come funziona? Apri la mano, poi stringi, poi dice BOOM POW PAM! Sì, è decisamente del nonno quel quaderno. Sicuro. Ce n'è anche una più potente della mano di luce e mano del colosso e surclassa anche pugno di giustizia. Si chiama Mano Insuperabile. La parata migliore del mondo. Wow. E come funziona? Le mega tecniche non sono... Ah, c'è un commento all'ultima pagina. Ma allora, ma non mi dici come funziona la mano insuperabile? Quindi queste tecniche sono a metà. È la tecnica di tiro più potente, energia della terra. Cioè che scagliamo la terra contro gli avversari? Proviamo a fare l'energia della terra. Ma è così facile di Nazome Eleven cercare di imparare le tecniche? Cioè non l'hanno mai neanche sentita nominare? Come facciamo a incanalare delle energie in un oggetto? Siamo dei sensitivi? Siamo dotati di poteri paranormali? Beh, questo è normale. A parte che quello è un super tele, quindi... Attenzione, Shona si è arresa. Shona, non ti puoi fermare! Che cavolo. Qualcosa non va, Shona. Sei un po' strano ultimamente. Ti senti male? Devo avere qualcosa. Scusa se ti faccio preoccupare. Sei inutile. È ora di fare una sostituzione con me. Oh, mal di pancia. Tutto bene, Shona? Forse dovresti andare a riposare nell'autobus. Comunque ci sono altre mega tecniche su cui allenarci, no? Proviamone altre prima di imparare l'energia della terra, che è la più difficile. Ok, la mano insuperabile. Forza! Come funziona? Come si fa? Leggi? Eppure sto seguendo il quaderno alla lettera. Attenzione. Ce la puoi fare, Mark? Chi è? Ah, sei tu, Darren. Perché non vieni qui? Dai, non ti nascondere. Eccomi. Sta disturbando il tuo allenamento. Ma no, anzi, non ci capisco niente. Però sto tentando la mano insuperabile.
È davvero più potente della mano del colosso? Beh, sembra di sì. Perché quella era una super tecnica, ma questa è una mega. E super in Giappone è più piccolo di mega. Ehi, perché non provi a eseguire la mano insuperabile? Ma ne sei sicuro? Certo, perché no? Dai, provaci. Allora, la prima cosa è il desiderio bruciante di non lasciar passare neanche una palla. Ok? Un desiderio bruciante. Poi, innumerevoli mani voleranno intorno a te in tutte le direzioni. Padone che si sgonfia. E poi devi visualizzare le mani mentre fermano la palla di colpo. Tump! Visualizza le mani. Sono pronto! Ah! Ma era Senju dalle 10.000 mani! Cosa hai fatto? Ah, scusami, non volevo, non mi picchiare adesso! Ma ha funzionato anche se per un solo istante. L'ho vista anch'io. Innumerevoli mani e ferma la palla di colpo. Mano insuperabile! Non ci riesce. Ma questo è un genio! Ragazzi, questo ci ruba il posto di portiere! Ok, va bene. Sei un po' esaltato, Darren, streamer. Quindi questa sarebbe la mano insuperabile. È Beh, incredibile. direi. Ben fatto, Darren. Davvero? Andiamo. Direi che per oggi può bastare. Ne sei sicuro? Mark, ascoltami. Volevo solo dirti, tu sei un vero fuoriclasse, proprio come immaginavo. Io voglio giocare ancora a calcio con te. E voglio imparare tutto quello che mi puoi insegnare, Mark! Darren, ma tu... Mark, ti prego, allenami. Oh no. Chi è? Nathan? Nathan? Senti un po'. A quanto pare Darren è un giocatore fortissimo, ha usato la mano insuperabile. È ancora da perfezionare, però ci sta riuscendo. C'è qualcosa che non va, Nathan? Dimmi un po'. Come fai ad essere così sereno? Ci sono buone possibilità che questo Darren sia un portiere migliore di te e tu sei così felice e spensierato? Beh, è vero che non è facile accettare che qualcuno sia migliore, ma nessuna regola ci impedisce di avere due portieri in squadra, no? Non importa quanti siamo, l'importante è che sconfiggiamo l'Alius, dai. Sai, quando ho visto quanto veloce correva Sean, ero roso dall'invidia. Ah, roso, non rosso. Ok, ci sta. Tipo erodere, ok. Gli alieni attingono da una specie di fonte di energia. Non sarebbe giusto fare la stessa cosa per riuscire a batterli? Se solo lo facessimo, potremmo superare i nostri limiti. Io sarei molto più veloce. Dimmi che non stai pensando ancora a Nether degli Dei, che tra l'altro siamo più forti della Zeus, quindi non vedo a cosa potrebbe servirci il Nether degli Dei. Comunque, Mark, tuo discepolo ti chiama, faresti bene a vedere cosa vuole. Sa. E bomba che scoppia! Cos'era quel rumore? Cosa sarà mai? Veteran, ehi! Che succede? L'Alius è arrivata! Di già? Ok. È tutto calmo a quanto pare. Giù da paura e ti proteggerò io. Eccoli! Ma come che fa? Li sente? Cos'è? Ma sente Laura, ma c'è Mark di là! C'è il vero Mark Evans! Il nostro è una copia, si chiama Mark Turnbull. Siamo in un altro universo, ragazzi. Umani! Noi siamo la squadra di punta dell'Alius Academy. Siamo il nome in codice come G, Genesis. Sì, ma ridi poco, ridi, che mi fai paura. Così questa sarebbe la squadra più forte dell'Alius? Ma sembrano così tranquilli. Ed è questo che li rende terrificanti. Andrà direttamente al punto, dateci il quaderno segreto. Abbiamo due obiettivi, sconfiggere la Raimon e ottenere quel quaderno. A voi la scelta. Cioè, no, non è una scelta, ma ok. Dunque. Raimon Eleven, che fate? O ci consegnate il quaderno, o vi distruggiamo e ci consegnate il quaderno, o tutte e due. Decidete. Quello sarebbe il loro capitano? Già. È un po'.
particolare, direi. Avresti dovuto fermarmi se pensavi che stessi parlando troppo, Xin. Cosa? Porterò a termine la mia missione. Foxshore, accettiamo la vostra sfida. Si preparano. Lumache. Che noia. Che spettacolo penoso. Oh mamma. Ma com'è possibile? Non abbiamo alcuna chance contro questa squadra. Questo è da vedere. Sembra che almeno uno di noi non sia d'accordo. Perché è ingenuo. È stupido, non ci arriva a capirlo che è pericolosa. Niente ragazzi, è un massacro. Lasciamo perdere. Cioè, entriamo noi come remo, facciamo prima. Attenzione però. Darren vuole usare la mano insuperabile. Ok, devi visualizzare le mani che bloccano la palla. Forza! Darren, la palla? Devi bloccarla! Non farci passare le mani in mezzo! Vi hanno massacrati? Bene, fate entrare a giocare la Raymond, così massacrano anche noi. Proprio come pensavo, sono inutili. Questa essendo una partita di riscaldamento. Avanti, Raymond Eleven, è il vostro turno. Siete voi quelli che siamo venuti a battere. E va bene, Genesis, lasciate che vi dica una cosa. Non riuscirete mai a vincere! Intanto Shona ha ancora un altro collasso. Permesso ad un'altra possibilità di mettere a segno dei colpi micidiali. Chaz, fatti la parte. A giocare sarà Shona Frost. O King, sì, poi dipende dal nome, ovviamente. Ma di cosa parli? Calmati e pensa solo a passarmi la palla. La velocità è essenziale se vogliamo battere questi alieni. Mi stai ascoltando, Shona? Ehi, Shona! Stai zitto! Ehi, Shona. Cosa c'è che non va? Niente, ora sto bene. Boh, ragazzi, questi qua non me la raccontano giusta manco per niente, eh. Io sono molto preoccupato. Sam Hameha, Kamehame? Sean Schumacher, fa le scarpe questo. Va bene. Una renna. Bene, bene, ecco il vero Mark Evans che ha un altro nome, però quindi non è proprio Mark Evans, solo di aspetto. Se avete letto Stone Ocean sapete a cosa mi sto riferendo. Ok, leggete Stone Ocean, che è meglio leggerlo piuttosto che vederlo, Jojo. Non c'entra niente, o meglio, il riferimento è un po' velato, l'ho fatto, per non essere proprio palese e asfissiante con i riferimenti a Jojo, ma non li faccio mai, quindi va bene. Ci può stare che ogni tanto li faccio. Anche se l'internet ne è saturo. Oh mio Dio, ragazzi, una partita non sarà per niente facile, non riusciremo a segnare neanche un gol, mi sa, Mamma mia. Sprint fulminio, tanto per abbattere un altro po' Nathan, Ok. La nostra squadra è in condizioni eccellenti, ma non riusciamo a tenerli testa. Se passiamo la palla a Sean, potrà far assaggiare tu la tormenta glaciale. Ehi, Sean, stai ascoltando? Dai, Sean, fammi fare la mia parte. E ora disporrai la tormenta glaciale. No, devo farlo io. Sean, ma che ha quel pazzoide? Sto andando di matto per la paura di affrontarci, ok. Non riesce a controllarsi? Shona, Nathan, mi dispiace, sto deludendo tutti. Cosa? Non ho mai sentito una sciocchezza simile. Eri invidioso della mia velocità, non è vero? Ma Shona, non è il momento di parlarne. Forza, non è ora che bisogna parlare delle debolezze altrui. Weefall, tu che ci fai, squadra? Weefall, sei una pippa, tu hai sfortuna. Porti sfiga con quella tua abilità, colpo di sfortuna. Se non devi giocare a bocce. No, a calcio. Eccola là, vedi? Ci porta sfiga a tutti. Dai, Nathan, forza, corri. Intercetta la palla. Ah, questo è Hammond, comunque. Turbina, fiasco. Bravissimo. Nathan, ci sei un po' troppo pesante, calmati. La prossima volta prenderà la palla, state a vedere. Però intanto qua ci tirano. Mano del colosso, tanto per farci fare gol. Che, ragazzi, Turnbull come portiere non para nulla. Davvero, è pessimo. Mi dispiace dirlo, ma sono un po' svantaggiato sotto questo punto di vista con questa randomizer. Eccola là.
Mi sa che devo far prendere palla a Nathan. Non so, questo dubbio c'ho. No, lui è Chase, ma niente, neanche scatto repentino con Chase. Beh, è un Chase. Ah, battutone, ridete. No, la prossima volta prendo la palla. Sì, deve prendere palla Nathan, assolutamente. Eccolo qua. Mi sono allenato duramente. Non c'è nessuno più veloce in campo di Nathan Brashear. Non mi importa contro chi si giochi, io non perderò. Bene, scoppia di energia. Vai, non ha nulla però per contrastarli. Oh, sì, ce l'ha fatta! Wow, bravissimo! Vi sento un leone. Lasciate fare a me. Ma va a cagare. E dai, vai a cagare proprio. Fallo? Sean, devo tutto a te. Se tu non fossi stato più veloce di me, non mi sarei mai allenato così duramente. Ah, quindi, fin tanto che abbiamo palla con Nathan, possiamo continuare a giocare. Ah, perché ha fatto fallo, forse. Quel ragazzo dai capelli blu sta diventando più veloce ogni secondo che passa. Wow, le abilità di Nathan sono sorprendenti. Quindi Wiles entra in azione. Xin, ha nuovi ordini dal nostro capo. Schiacciare Nathan, vero? Ah, li schiacceremo, quindi tutti. Dai, ragazzi, sono carico, continuate a passarmi la palla. Non credo. Non credo, ragazzi. Quello era un fallo bello e buono. Non stanno esagerando. Ma che cosa dici? Ma lo prendono a calci e pugni? Non stanno esagerando. L'arbitro guarda dall'altra parte perché ha comprato, ovviamente. No, povero Nathan, dai. Mark, questo è. Ascoltatemi tutti, facciamola finita. Basta con queste tattiche da mammolette. Maxine, vuoi disubbidire agli ordini? Beh, se tu non hai fegato, lo farò io. Sta a vedere. Vabbè, questo è fallo però, eh. Cioè, ti tira una pallonata nello stomaco intenzionalmente. È fallo. Arbitro! Niente. L'arbitro è scomparso. Quindi, gioco fermo? Ah no, sconfitta bruciante. Ok, scusa. Non ci rimane altro da fare che distruggere questa scuola e impossessarci del quaderno. Così i desideri di mio padre saranno esauditi. La scuola del nonno. Fermatevi! Mark, perché devi essere così disperato? Fai sentimentale, Xin. Ti avevo detto di non stabilire rapporti col nemico. Non hai ancora capito? Xin, fermati, non dirglielo! Mark non deve saperlo! Mi hai appena chiamato Mark. Aspetta un momento, ma la tua voce, i tuoi capelli, non è per niente simili. Non può essere. Proprio così, umano. Il capitano della Genesi non è che il tuo amico Xavier Foster. Basta! Proprio lui, Xavier Foster. È stato bravo a fingersi tuo amico, non trovi? Xavier, è vero? Sei nella Genesis? Ah! Xin, che stai facendo? Ritirata! Non mi avete sentito, Genesis? Ritirata! È un ordine! Xavier, secondo me, ha ancora un briciolo di umanità dentro di sé, per questo si è ritirato. Però hanno comunque vinto la partita. Solo che al padre non andrà giù. Ah, ma Nathan! Oh mio Dio, è vero! Nathan! Ci siamo dimenticati di lui? Ascolta, Mark, quella squadra non sono umani. Fai attenzione. Nathan! Ma perché se la ride quello? Perché un pilota di ambulanza ride? C'è qualcosa di losco dietro. Me lo sento per le ossa. Neanche Nathan se ne va. Ragazzi, ma che facciamo? Non, è una lotta senza fine. Tutti quanti massacrati. Come facciamo ad andare avanti in questa maniera? Ah, ma Wiles chiama Lina di continuo? Wiles, non è che ti piace Lina, eh? Insomma, una bella guagliona, però voglio dire. Cioè, è la figlia del tuo capo, eh. Ah, eccolo qua. La resa dei conti. Padre, che ti prende Xavier? Non hai eseguito i miei ordini? Perdonami, è solo che i ragazzi della Remon non sono nostri nemici. Non possono esserlo. I nostri nemici non dovrebbero essere quelli oltreoceano. È vero, ma dobbiamo mettere in riga i deboli leader di questo paese. Per fare cosa?
Ma Astram Schiller che cos'è? Un magnate dell'industria? Che cosa ha? Xavier, esprimere opinioni non fa proprio per te. La conversazione è finita. Sì, Xavier, appunto, quando ha visto il dolore sugli occhi, sul viso di Mark, ha detto: non può essere così. Non possiamo continuare a farli soffrire inutilmente. Ne ha ragione. Nathan è in sala operatoria da ben 10 ore. Mamma mia! E che cosa ha subito? A questo punto Lina ci racconta della storia di Shona, perché l'abbiamo vista scossissima durante il gioco, quindi ci sta raccontando che aveva un fratello di nome Aiden. Fratello gemello, tra l'altro. Shona rubava la palla per passarla poi a Aiden, che la metteva in rete. Uno in difesa, l'altro in attacco. Erano la coppia perfetta, fino al giorno dell'incidente. L'auto fu investita da una valanga. Ecco perché ha paura dei rumori forti. Shona. Si spiegano molte cose ora. Shona fu sbalzata fuori dalla macchina e si salvò. Purtroppo Aiden e i suoi genitori non ebbero la stessa fortuna. Ma come? Ha fracassato il vetro della macchina? Come ha fatto? In un certo senso Shona ha due personalità, la sua e quella del fratello. Ecco perché riesce a fare la tormenta glaciale e a giocare bene anche in difesa e ad avere quasi dei collassi mentali durante le partite. È come se Aiden non fosse un'altra personalità di Shona, ma veramente Aiden che vive dentro Shona. Come se fosse una vera entità e non Shona che ha un collasso in quel momento e diventa Aiden, eh. Molto particolare la faccenda, molto più delicata di quanto possa sembrare. Anche perché viene addirittura a dire che doveva salvarsi Aiden e non Shona. Tremendo proprio. A meno che non sia lei che si odia a tal punto da voler morire e far subentrare Aiden. Però abbiamo Strimber che viene con noi. Bella cosa, mi piace molto. Perché non è Darren la chance, è Strimber. Rob Streamer. Vediamo un po'. Vedi di far bravo. E di parare e non di far passare la palla in mezzo alle mani insuperabili, eh. Intanto a Okinawa c'è qualcuno che è morto, poverino. Cos'è successo? Ehi ragazzo, stai bene? Zitto, sto cercando di dire qualcosa. Il ragazzo di fuoco. Ragazza di fuoco, ma che sta a dire? È lui, il ragazzo di fuoco? Avresti un momento, vorrei farti un paio di domande. Ma così a caso? Ah, va bene, lo accetto. Dove sei? Sto arrivando a Okinawa per cercarti. Scopri di più nel prossimo capitolo, il bomber di fuoco. Forza, Axel, giochiamo! È Axel Blades, è lui. Anzi, Axel Fuchs, Blades è il cognome del padre. Lui, come anche Nathan, ha preso il cognome della madre. Ragazzi, anche questo episodio, o meglio, capitolo di Nazume Eleven giunge al termine. Wow, nel prossimo andremo a prendere Axel Fuchs, ragazzi. Lo sapete che i nomi io voglio pronunciare quelli che mi dà il gioco, perché è una randomizer, quindi facciamo buon viso a cattivo gioco e giochiamo con la randomizer. Io come sempre vi ringrazio comunque per aver seguito il video, ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!